Cosa farò io? Me ne starò in disparte perché un artista che canti o scriva deve mantenere un equilibrio di giudizio, guardando la realtà della cima di una montagna, scegliendosi così la solitudine volontaria, responsabile per quanto è possibile soltanto di se stessi, senza gregge né legge. Una ina mustina era pascendi in i monti di Mola la manzana. Poncio a 90 ricci e moru e rasfrascandi e l'occhi si intuppesi nici il candy e Veniamo adesso al tuo ultimo lavoro. Mi sembra riduttivo chiamarlo LP. C'è un indiano in copertina. Il disco parla di indiani di ieri, di indiani dell'America di ieri e di sardi di oggi. Da un mese e mezzo, probabilmente ogni persona che incontri ti chiederà, magari pur sapendolo benissimo, come mai hai deciso di unire gli indiani di ieri ai sardi di oggi in questo disco. Credo che sia un'occasione per incentrare l'attenzione su un certo tipo di civiltà non consumistica che bada più ai valori dello spirito, vale a dire quei valori che stiamo perdendo di giorno in giorno, che non ai valori che possono essere considerati in qualche maniera incentrati sul valore, sulla forza, sulla non forza della moneta. Quello che non ho è una camicia bianca. Quello che non ho è un segreto in banca. Quello che non ho sono le tue pistole per guadagnarmi il cielo, per conquistarmi il sole. Quello che non ho è di far la franca. Quello che non ho è quel che non mi manca. Che non ho sono le tue parole per guadagnarmi il cielo, per conquistarmi il su. Quello che non ho è un orologio avanti per correre più in fretta e avervi più distanti. Treno arrugginito che mi riporti indietro da dove son partito. Canti quello che non hai la camicia bianca, non hai il conto in banca. Presto la voce ad un indiano, ad un capo indiano. Ecco, tu cos'è che hai invece? Lo dico in un verso, quello che non ho è quello che non mi manca. In effetti probabilmente ho troppe cose per essere quello che io avrei voluto essere. Quello che non ho sono i tuoi denti d'oro. Quello che non ho è un pranzo di lavoro. Quello che non ho è questa prateria per correre più forte. Penso che l'economia sia quella sarda, un certo tipo di economia sarda che esiste ancora all'interno, e quella pelle rossa che è esistita tanti anni fa, erano economie di sussistenza, economie di consumo, da non confondere con consumismo. E la nostra invece è una tipica economia di produzione. Probabilmente perché i pelle rosse non avevano le celle frigorifere, quindi non potevano mettere i quarti di bisonte accatastati. Cacciavano il bisonte, quando aveva finito ne cacciavano un altro. Esatto, avevano anche questa meravigliosa possibilità che noi invece ci stiamo precludendo.
se ti tagliassero a pezzetti, il vento li raccoglierebbe. Il regno dei ragni cucirebbe la pelle e la luna tesserebbe i capelli e il viso. E il polline di Dio il sorriso. Ti ho trovata lungo il fiume che suonavi una foglia di fiore, che cantavi parole leggere, parole d'amore. Ho assaggiato le tue labbra di miele rosso rosso. Io credo che abbiamo da recuperare parecchio, capito, da queste civiltà che stanno scomparendo, il rispetto che hanno loro per la natura. Gli indiani, lo so, per via letteraria e per via cinematografica, se estirpavano una radice, coprivano il buco con le dita che avevano fatto perché pensavano di aver dato un dolore alla terra che loro consideravano la loro madre. La stessa cosa la riscontro in Gallura, dove io abito ormai da 10 anni. È un tributo di tipo diverso, quasi più religioso, quasi più ritualistico. Quando si uccide un cinghiale, che serve più che altro a socializzare la caccia al cinghiale, non è che serve a mangiare, perché hanno anche il maiale che gli arriva dalla Danimarca. Però, sempre ripartendo dal punto di vista che il rispetto della natura esiste, quando si uccide un cinghiale c'è la moda, si usa tagliare un pezzettino del cuore del cinghiale e metterlo su una roccia, in modo che il corvo se ne cibi, per restituire alla natura quello che gli hai tolto. E adesso aspetterò domani per avere nostalgia. Signora libertà, signorina anarchia, così preziosa come il vino, così gratis come la tristezza, con la tua nuvola di dubbi e di bellezza. Ti ho incrociata alla stazione che inseguivi il tuo profumo, presa in trappola da un tailleur grigio fumo. Giornali in una mano e nell'altra il tuo destino, camminavi fianco a fianco al tuo assassino. Ma se ti tagliassero a pezzetti, il vento li raccoglierebbe. Il regno dei ragni cucirebbe la pelle e la luna tesserebbe i capelli e il viso. E il polline di Dio il sorriso. Grazie. Claudio Pascoli. Mark Harris. Mauro Pagani, Lele Melotti, Pier Michelati, Tony Sorano, Maurizio Predi, Carlo Facchini, Cristiano De André, Leo Alnisser di palcoscenico, Eddie Alnisser in fondo, Pepe